Questo è già il quarto giorno, abbiamo solo bisogno di una tenda, ci hanno dato delle coperte. Ho paura di tornare a casa, alle crepe, potrebbe crollare. Ho bisogno di un posto dove vivere perché sta arrivando la pioggia e siamo cinque in famiglia. È la voce di Nureddin, falegname di Amizmiz, una delle aree del Marocco colpita dal terremoto di magnitudo 6.8 nella notte dell'8 settembre mentre intere famiglie erano a casa a dormire. Nureddin, la moglie e i due figli e la suocera sono sopravvissuti al sisma che, nelle montagne dell'Alto Atlante, ha distrutto villaggi e insediamenti, molti dei quali remoti e difficili da raggiungere per i soccorritori. Si scava tra le macerie nella speranza di trovare persone ancora in vita e anche per recuperare le vittime, che aumentano di ora in ora. Molte scuole, ospedali e strutture mediche sono state distrutte. In alcune aree, come ad Amizmiz, sono state allestite tende per riparare gli sfollati anche dalle temperature che scendono durante la notte. La ONG italiana CEFA in Marocco da 25 anni si è mossa per raggiungere l'area nell'epicentro del sisma, dove già lavora con progetti per sostenere i migranti che rimpatriano. Si tratta di zone montagnose, di difficile accesso ed è per questo che il CEFA si sta coordinando con le associazioni e le autorità locali per fornire assistenza e inviare aiuti ai villaggi e alle popolazioni colpite. Si tratta principalmente della provincia di El Haouz, che è l'epicentro del terremoto, e la provincia di Taroudant, dove i bisogni sono infiniti, da vestiti, coperte, tende, medicinali, torce, perché i cavi elettrici sono stati danneggiati e quindi la popolazione non ha più accesso all'elettricità.